alzarsi molto presto la mattina, doccia, caffè, pronti per il lavoro, è una gran fatica, soprattutto in questo periodo di vacanza, quando la stagione fredda induce a un lento risveglio e la voglia di lavorare è scarsa. Tuttavia, la sveglia antelucana propone qualche spettacolo inconsueto. Abbiamo iniziato questo nuovo anno di lavoro tornando, in una rara giornata di bel tempo, ancora una volta sul litorale laziale, scendendo verso Sabaudia, vicino al Parco Nazionale del Circeo, alla ricerca di luce e strade, per la nostra prova della Mercedes CLC, che ci ha accompagnati in questi giorni. Compatta ed elegante, la nuova versione della coupé due porte sfoggia un bel frontale, interni confortevoli, accoglienti, ma soprattutto un lato B molto molto vistoso. Sarà perché le sue origini sono brasiliane? Spicca l'alettone posteriore alla fine del portellone e, immediatamente sotto, una lunga striscia di LED rossi. Il terzo stop, intelligente elemento di sicurezza, qui assume una connotazione propria anche al design complessivo della vettura, che in esso trova uno degli elementi di forte caratterizzazione della CLC. Un elemento dalla grande dimensione al quale fa eco sul frontale la altrettanto generosa stella a tre punte. La sinergia stilistica con la nuova classe C è dichiarata dal frontale della CLC. Sono ripresi quegli aspetti sportiveggianti delle Mercedes più grandi. Guardando il frontale appare evidente il profilo a freccia marcato dalla forma dei fari. Insomma, basta chiudere gli occhi ed è facile immaginare la freccia di una Formula 1 stile McLaren Mercedes. Se la carrozzeria cattura l'immaginazione, altrettanto accade con gli arredamenti interni. Siamo sensibili, molto, agli accostamenti cromatici per contrasto. Non che tono su tono sia sgradevole, ma insomma, per quest'auto la carrozzeria nera e gli interni marrone aggiungono un raro tocco di inconsueta eleganza. A proposito degli interni, diciamo di aver apprezzato il volante multifunzione a tre razze, l'ampio display della console centrale ed in modo particolare i sedili, ora più avvolgenti. La versione in prova era equipaggiata con l'allestimento sport, dunque con cerchi da 18 pollici, pneumatici maggiorati, assetto ribassato, fari con finiture in colore nero, strumentazione con lancette rosse. Ma soprattutto, nel pacchetto sportivo è compreso il servosterzo parametrico in funzione della velocità e dell'angolo di sterzata. E dal volante gli effetti positivi sono di immediata percezione. La CLC è maneggevole, con un inserimento in curva semplice ma deciso. Il motore, in questo caso abbiamo sotto il cofano il 2,2 litri 4 cilindri con 150 cavalli. È elastico e generoso nell'erogazione. Non abbiamo patito la ridotta cavalleria. In effetti, per un 2,2 qualcosa in più sarebbe stato gradito, ma le considerazioni circa densità di traffico e sicurezza rendono davvero superflua la ricerca della potenza assoluta.